Benvenuti, ben ritrovati. Io ormai in questo spazio di Res Publica, diciamo da quando è iniziata questa trasmissione, ho avuto possibilità di chiacchierare con tanti personaggi, ma ancora non mi era capitato un sindaco campione e oggi ce l'ho, il sindaco di Valderice, Francesco Stabile. Sorrido, ma sorride pure lui perché ha capito già dove sto andando a parare. Sindaco, intanto come stai? Bene, buongiorno a tutti, grazie intanto per questo ulteriore invito qui a Res Publica, è sempre un piacere essere qui per dialogare con te, direttore. Senti, ma parliamo, per ora parlo con l'amministratore o con il campione di automobilismo? A te, direttore, piace sempre fare la prima domanda sulla sfera personale. O la faccio per prima o la faccio per Per ultima, meglio ultimo, farla per prima così rompiamo il ghiaccio. No, esatto. per te gli scherzi, dai, è bello questo fatto che insomma riesci a dedicare, al di là delle questioni professionali e delle questioni amministrative, anche spazio a una passione che è uno sport di tutto rispetto. Perché ti ho definito campione? Spiegalo tu ai nostri telespettatori, sindaco. Ma beh, questo per quella che è la mia passione per le auto, le automobili, per le gare in salita. Quest'anno ho partecipato al CVM, al campionato italiano velocità montagna zona sud, e ho avuto la fortuna di vincere questo titolo. Dai, che non è una fortuna, è impegnativo come sport, È bisogna. molto impegnativo, è uno sport che richiede tanto sacrificio, tanto impegno e tanta dedizione. Per me è una vera passione che mi permette di staccare dalla quotidianità, dagli impegni istituzionali e dal lavoro che io svolgo sempre con molta costanza. Quindi è un impegno che amo fare perché mi rilassa. Ecco, in questo contesto mi ci trovo bene, giro la Sicilia e anche insomma l'Italia in lungo e largo e lo faccio con grande piacere perché stare in auto, provare l'emozione, ecco, e l'adrenalina della salita è un qualcosa che mi stimola e mi fa stare bene. Senti, ma secondo me attraverso questo sport, questa tua passione, immagino che si riesca anche a trovare poi un'energia in più per dedicarsi alle questioni amministrative. Intanto bisogna essere concentrati, bisogna avere davvero un'attenzione alta, no, per guidare fra le curve, senza lasciarsi distrarre magari dai panorami mozzafiato. Quindi lo ribatti poi e lo riporti sull'attività di sindaco, questo modus operandi da guidatore? Assolutamente sì, perché Hai la visto che competizione, c'entrava pure la domanda poi per. la competizione, il fare bene, ha sempre fatto parte del mio essere, ecco, e quindi poi trasferisco anche quella che è l'imprinting che metto in questa passione, in quella che è l'attività amministrativa, nel fare bene, nel fare sempre di più, nel cercare di essere sempre più preciso e puntuale agli appuntamenti. Là dobbiamo essere precisi e puntuali con il cronometro, qui dobbiamo essere precisi e puntuali con la comunità, con la cittadinanza, con gli impegni che abbiamo assunto con i cittadini e quindi cerchiamo di fare bene anche Ha fatto pure il parallelismo, lì. quindi giustamente quando arrivi a una curva devi capire quando decelerare e quando ripartire, la stessa cosa in un certo senso possiamo farla e Soprattutto dobbiamo trasferirla. capire come prenderla, ecco, E come l'hai preso il comune di Valderice in questo secondo mandato finora? Ma io direi sempre con l'energia e con la voglia, la determinazione di sempre, perché sono tante le progettualità che sono in itinere e che abbiamo portato avanti in tutti questi anni. Come sai, direttore, poter compiere, ecco, e portare, diciamo, a compimento soprattutto tutte le progettualità non è mai cosa semplice e facile, perché la burocrazia oggi spesso la fa da padrona, ma noi insieme a tutta la mia amministrazione abbiamo continuato a lavorare in maniera, insomma, importante per cercare di riuscire a centrare molti obiettivi e devo dire che tanti sono stati centrati e che per fortuna oggi stanno vedendo sicuramente la luce. Su questo, per esempio, la battaglia delle battaglie, quella sul porticciolo di Bonagio. Sì, quella è, come dire, una battaglia che viene da lontano, 30 anni di storia del porto di Bonagia. Purtroppo in tutti questi anni non si è riusciti a trovare la soluzione per addivenire a questi benedetti lavori che possano mettere finalmente in sicurezza il porticciolo di Bonagia.
Io credo che quello che ha ottenuto la mia amministrazione, il risultato che abbiamo incassato e portato a casa, è un risultato storico. Non lo dico perché siamo in campagna elettorale, ma lo dico perché è la realtà dei fatti. Riuscire a rimettere in piedi una progettualità così importante del porto di Bonagia e soprattutto accedere a quelli che sono i fondi comunitari, in questo caso i fondi FSC del Fondo Sviluppo e Coesione, per ben 34 milioni di euro. Credo che sia una cosa importante. In maniera parallela camminano naturalmente gli atti amministrativi. E in ultimo, circa 15 giorni fa, il Genio Civile di Trapani ha avviato la gara per l'individuazione dei professionisti che devono aggiornare il progetto all'ultimo preziario regionale per inviarlo al Ministero per l'ultimo parere della valutazione ambientale via VAS. Credo che questo sia un risultato veramente importante e determinante per chi ha compreso il lavoro che in questi anni, insieme all'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Cardella, ma insieme ai tecnici che mi hanno collaborato, a tutti i professionisti, siamo riusciti a portare avanti. Una squadra ristretta di persone fidate, ecco, perché io dico sempre che i risultati grandi si ottengono quando c'è un lavoro di squadra e dietro a questa progettualità c'è stato un lavoro di squadra, ma ci sono state anche delle risposte da parte del governo regionale e del governo nazionale. Abbiamo fatto delle battaglie nei tavoli, nei palazzi che contano, ecco, sia al Ministero che alla Regione Siciliana e devo dire che ci hanno anche ascoltato e ci hanno concesso, permesso, perché le carte lo richiedevano, questo finanziamento di 34 milioni di euro che Ma sei adesso riuscito a vogliamo portare a compimento. convincere l'opposizione? L'opposizione, come sempre, ormai da anni fa il suo mestiere, quindi riesce, diciamo, a criticare ogni cosa che noi mettiamo in atto. Quindi diciamo che la loro valutazione per me non fa testo. Io credo e cerco di convincere sempre la mia comunità, i cittadini che mi hanno dato nuovamente e ampiamente, oserei dire, la loro fiducia. Quindi è a loro che devo dare contezza di quello che è il lavoro che io, insieme alla mia squadra di governo, ho portato avanti in tutti questi anni. E credo che se i risultati sono questi, credo che sono riuscito a convincerli. Anche perché, come diceva mia nonna, dice, un nisci è vista, un gine vuole prova. Ritengo Saggezza che, popolare. giusto, saggezza popolare, ritengo che gli atti amministrativi, poi le carte, sono quelle che danno contezza del lavoro che è stato portato avanti, che è stato svolto e che è stato, diciamo, sicuramente Ma acquisito. che tempi abbiamo, secondo te, per far arrivare di nuovo questa valutazione di impatto ambientale positiva, ovviamente concreta? Allora, determinare tempistiche non è mai semplice, però io penso che nel 2027 potremmo anche già avviare i lavori, anche perché questo è il programma, il cronoprogramma che è previsto nel piano di finanziamento dei fondi di sviluppo e coesione. Dobbiamo centrare quell'obiettivo, dobbiamo essere pronti e dobbiamo farci trovare pronti nel 2027 per iniziare a sfruttare quei fondi, altrimenti, come spesso accade, quei fondi ritornano indietro e poi diciamo che chiaramente per incapacità manifeste le amministrazioni non riescono a portare a compimento i progetti. Quindi noi stiamo lavorando in maniera determinata proprio per centrare questo obiettivo e per nel 2027 cercare di essere pronti Quindi per l'avvio dei lavori. un regalo quasi di fine secondo mandato, a meno che poi non si arrivi alla possibilità di ottenere il terzo mandato, ma ci arriviamo dopo. Dico, te lo conservi appunto come ciliegina sulla torta, diciamo così. Ma effettivamente sono i tempi che dettano questa cosa, ecco, non tanto, diciamo, le mie scelte future o programmatiche su quella che è la mia azione politica, ma sono i tempi stesso che dettano questo cronoprogramma, ecco, da questo punto di vista. Però io ci ritorno sulla domanda, che pensavo che la volessi affrontare subito, prendendola come una curva appunto di Ho cercato di posticipare uno un po' strato, l'ingresso in curva. ma io invece ti ci porto. Ma se davvero, come potrebbe essere possibile, l'ARS approvasse la legge che consente ai sindaci dei comuni di sotto i 15.000 abitanti di potersi candidare per un eventuale terzo mandato, Francesco Stabile che farebbe? Lo so che è presto, me ne rendo conto, Che dico, ma bella domanda, direttore, che bella domanda.
Allora, io dico con molta schiettezza e con molta sincerità che in tutti questi anni, intanto fare il sindaco è stata ed è, continua ad essere una cosa veramente importante, pregnante, che ha determinato un passaggio importante della mia vita. Svolgo questo ruolo con grande passione, direi, e grande amore per quello che faccio, ma soprattutto per il mio territorio e per quello che ancora ho voglia di fare, motivo per cui se ci dovesse essere la possibilità di poter valutare, ecco, un ulteriore continuo impegno in questa azione, perché no? Non ti tireresti indietro. È chiaro che sono ragionamenti che vanno fatti insieme alla Certo. maggioranza, è chiaro che sono delle valutazioni che verranno fatte anche, diciamo, più avanti, perché io ritengo che una buona amministrazione, un buon sindaco che intende riproporsi, deve avere le carte in regola per riproporsi. E le carte in regola vengono, diciamo, ecco, sancite con il lavoro, ma soprattutto con i risultati che si riescono a portare a casa per la comunità e per i cittadini. Beh, a proposito dei risultati, allora ritorno su Bonagia. Ok, l'iter per il porto della frazione balneare, ma io proprio in questi giorni ho avuto modo per vari congressi, quello di medicina che si è tenuto qualche domenica dietro proprio alla tornata di Bonagia, di ripassare dal litorale. Insomma, è un ammasso di posidonia spiaggiata e comunque questo bellissimo ma poco sfruttato litorale da questo punto di vista. Mi rendo conto che ci sono delle normative, ci sono delle restrizioni, delle specifiche appunto leggi, però qualcosa dobbiamo farla, Sindaco. Convengo con quello che stai dicendo tu, direttore, perché il litorale costiero è una delle nostre fonti di sviluppo economico del territorio, motivo per cui abbiamo insistito con tante progettualità. Il piano regolatore generale, che è stato adottato non più di 15 giorni fa, è un buon punto di partenza, un buon veicolo per creare sviluppo in quel litorale che tu facevi cenno. Perché molte di quelle zone sono state, diciamo, riconvertite in zone turistico-ricettive, perché vogliamo consentire agli imprenditori di poter fare imprenditoria, di poter investire nel nostro territorio, di poter investire in quella costa, creando servizi ai turisti, perché ritengo che Valderice da questo punto di vista, dal punto di vista turistico, può dare molto di più. E questi strumenti devono aiutarci a consentire questo sviluppo economico e sociale che in tutti questi anni è mancato sicuramente a Valderice. Il problema della posidonia è un problema molto serio perché ormai da molti anni abbiamo questo fenomeno, questo deposito della posidonia, così come è avvenuto nella stagione estiva scorsa. La posidonia si è allocata nei fondali del porto di Bonagia, penso che avete seguito Come questa questione, per cui abbiamo dovuto ripulire l'aria, quantomeno l'aria, diciamo, di attracco delle barche, perché delle imbarcazioni, perché avevano difficoltà anche, diciamo, ecco, ad attraccare. Ci sono delle regole, delle norme specifiche che vanno chiaramente adattate talvolta da luogo a luogo. Quella è una zona particolare, una zona, diciamo, che ricade in una zona di riserva naturale, la zona SIC ZPS, quindi per il trasferimento di questa posidonia. proprio specifichiamo proprio a protezione soprattutto della Posidonia che è viva Assolutamente, e vegeta assolutamente. in mare. Per cui ci vogliono delle autorizzazioni particolari che noi abbiamo ottenuto dalla Capitaneria di Porto, dal Demanio, anche dall'assessorato regionale per trasferire questa posidonia da un luogo ad un altro. Lì il problema si risolverà, diciamocelo chiaramente, quando verrà realizzato il porto di Bonaggia. Perché nel momento in cui verrà realizzato il porto di Bonaggia verranno scavati i fondali a circa 3 metri e mezzo, 4 metri in alcuni punti di profondità e verrà sbancato, ecco, quello che è il fondale del porticciolo di Bonaggia. Soltanto così, con lo sbancamento di quest'area, diciamo, possiamo rendere nuovamente fruibile alle imbarcazioni, ai pescatori, alle barche da diporto, a tutti coloro che vogliono usufruire, diciamo, di quella zona, di quell'area marittima, di attraccare con molta facilità. Senti, che estate è stata, scusami il gioco di parole, per Bonagia intanto?
Ma è stata un'estate, diciamo, ricca di eventi. Da questo punto di vista siamo riusciti a realizzare un paio di eventi importanti che sono stati sostenuti anche dal governo regionale, dall'assessorato alle attività produttive, l'assessorato all'agricoltura. Sono stati fatti degli eventi, diciamo, dislocati nel litorale costiero, ma soprattutto quest'anno abbiamo puntato sul Lido Valderice perché vogliamo che questo luogo diventi un luogo, ecco, di attrazione turistica, come dicevo poc'anzi. Quindi, diciamo, ci sono stati eventi, c'è stato il Tuna Fish, un evento di promozione del nostro tonno, del nostro pesce, di quelle che sono, diciamo, le nostre peculiarità più importanti. Poi c'è stato l'Onda Festival, che ormai, diciamo, è un evento consolidato nel tempo con artisti importanti che hanno, ecco, allietato le serate in quella porzione di territorio sulla quale noi vogliamo sicuramente puntare in maniera importante anche negli anni futuri. E invece, visto che tu hai accennato la PRG, proprio un paio di settimane addietro, all'incirca, insomma, è stato esitato, Sì. insomma, è stato compiuto un altro passo avanti. Mi racconti come cambia Valderice? Allora, il piano regolatore generale, diciamo che va sempre naturalmente in una nuova adozione, come in questo caso, va, diciamo, a stravolgere un po', quello che era il vecchio piano regolatore. La cosa più, diciamo, che salta all'occhio è il puntare sulla riconversione delle strutture turistiche, delle aree turistico-ricettive, soprattutto, come dicevo poc'anzi, nella zona balneare, nella costa, perché secondo noi è da lì che lo sviluppo del territorio può e deve passare. Poi devo dire che ci sono anche, come dire, delle storture che vanno sicuramente sistemate. Infatti ci sono adesso, dal giorno 18, sono partiti, diciamo, i 60 giorni per le eventuali osservazioni che i cittadini, gli imprenditori e quant'altri possono presentare, che poi vengono vagliate dal redattore del piano, in questo caso dal professor Pidalà, che farà, diciamo, le controdeduzioni e poi il piano verrà presentato alla regione siciliana. Quindi ancora ci sono circa 50 giorni di tempo per ecco, presentare queste osservazioni e per modificare, qualora fosse necessario, alcune cose che magari possono essere e che secondo me vanno anche, diciamo, modificate. Per quanto riguarda invece le frazioni dall'altro lato, beh, Lenzi, Crocevie, Croci, Chiesa Croci. Nuova. Beh, anche lì abbiamo dei progetti importanti. Abbiamo in questa fase ottenuto il finanziamento con i famosi fondi del PNRR per la riconversione della scuola elementare di Croci, che verrà, dove verrà realizzato un modernissimo asilo nido. Sono circa 700.000 euro per la realizzazione di questo asilo nido, un asilo nido moderno, all'avanguardia, su due elevazioni, con delle aree per i bambini, per i divezzi e per i semidivezzi. Una struttura veramente all'avanguardia, una struttura molto, molto bella, Insomma, dove. perché proprio a Croci? Perché già a Croci insisteva una ex scuola elementare dismessa, quindi c'era già un sito che era destinato, diciamo, ecco, a scuola. Motivo per cui abbiamo pensato di poter realizzare un asilo nido lì. Abbiamo già un asilo comunale che gestiamo in house, che funziona in maniera brillante. Infatti in questi anni le richieste sono aumentate a dismisura da parte dei genitori che vogliono e che intendono portare i bambini nei nostri asili nido. Quindi un motivo in più per costruirne degli altri e dare un servizio anche al lato sud del territorio, a quelle frazioni che magari negli Quanti anni bambini ospiterebbe o potrebbe accogliere? ma potrebbe accogliere più di 60 bambini perché è veramente un asilo modernissimo. È stata già bandita la gara di appalto per l'affidamento dei lavori. E quindi vogliamo puntare molto, ecco, sulla zona sud del nostro territorio. Abbiamo in itinere anche l'acquisto di un vecchio molino che è stato già catalogato dalla regione siciliana come bene etno-antropologico, motivo per cui vogliamo avviare, ecco, a brevissimo, abbiamo già reperito le somme nel bilancio comunale per l'acquisto di questo molino, perché vogliamo creare un auditorium anche a Croci, nella zona, in questa frazione, perché è nostro intendimento valorizzare
valorizzarla, così come vogliamo valorizzare la contigua frazione di Chiesa Nuova. Anche lì c'è una scuola dismessa, una vecchia scuola elementare che non viene più utilizzata, e stiamo lavorando, è stato già realizzato un progetto esecutivo definitivo, perdonatemi, per una ricollocazione di questa scuola, creando, diciamo, un centro polifunzionale. Ma non sono soltanto queste due progettualità che stiamo portando avanti, perché tramite i fondi del PNRR abbiamo intercettato un altro importantissimo finanziamento di oltre 4 milioni di euro, direttore, per la realizzazione e la ristrutturazione della famosa Villa Coppola. Questo è un progetto che stiamo portando avanti già da qualche annetto. Oggi finalmente abbiamo assegnato, ecco, all'impresa aggiudicatrice i lavori, è già stata consegnata l'area, quindi fa 15-20 giorni inizieranno i lavori di riqualificazione di questa villa. Sarà anche quello un centro polifunzionale, dove ci saranno delle aree destinate ai giovani del nostro territorio che vogliono fare, che vogliono lavorare in quei siti facendo co-working con noi, gli altri colleghi. Ci sarà un giardino verde all'inglese, con un'area chiaramente circostante, aperta al pubblico, alla fruizione pubblica. Insomma, una riqualificazione importante che sicuramente ci permette di far crescere questa zona. Tutte queste nuove strutture come le gestite? Chi le va a gestire? Io non credo che Comune di Valderice abbia personale in esubero. No, personale in esubero no, ma questo è un modo per interloquire con le agenzie del terzo settore. Fortunatamente Valderice è un territorio ricco di associazioni che contribuiscono in maniera pregnante con l'amministrazione a fare crescere il territorio. Quindi ci avvaliremo sicuramente della loro collaborazione, della collaborazione di privati, di tutti coloro che vogliono continuare ad investire insieme a noi e a far crescere questo territorio, che sicuramente meritava di più. Non ho più sentito parlare il sindaco e nemmeno altri della possibilità, attraverso l'ERSU, di poter fare diventare l'ex Torexiare, un centro per universitario o qualcos'altro. A che punto siamo lì? Ci siamo arenati o abbiamo cambiato idea? Che è successo? No, non ci siamo arenati. Abbiamo intanto continuato a lavorare, perché quella struttura fino a 20 giorni fa non era nella disponibilità nemmeno del Comune di Valderice, perché era un bene confiscato alla mafia. Ma l'anno scorso era stato assegnato ed è stato consegnato veramente ora? No, non è stato assegnato, è stato assegnato 15 giorni fa. Il bene era e apparteneva all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. L'assegnazione è stata determinata proprio circa 15 giorni fa, e ancora si devono compiere gli ultimi atti amministrativi per l'affidamento della struttura. Abbiamo un progetto importante nella nostra mente, nei nostri cassetti, per cui stiamo lavorando. Non lo voglio svelare adesso in trasmissione, perché... Quindi quell'ipotesi iniziale, ti ricordi, abbiamo fatto allora l'intervista proprio in prefettura, sì, di farlo diventare eventualmente un... C'erano due proposte, ma quest'ulteriore proposta è ancora più grande, ancora più complessa. Ma io sono curioso, qualche cosa me la devi dire. È ancora più importante, perché stiamo lavorando insieme a Liti per realizzare qualcosa che in questo luogo possa veramente valorizzarne. Quindi un polo tecnologico. Assolutamente sì, ecco. Per valorizzare ancora di più e meglio quel luogo, ecco, che sicuramente potrà dare un incipit importante a quella zona di Lido Valderice. Ma io non ti lascio andare via se non mi dici qualche cosa. Stiamo affrontando insieme a tutta la maggioranza, insieme alla mia giunta, al mio esecutivo, questa progettualità. Quando sarà il momento, giuro che verrò in trasmissione a rappresentare in lungo e largo quello che rappresenterà questo progetto per noi. Quindi, insomma, finanziamenti e contatti con la Regione, il PNRR, è tutto merito della tua amicizia con l'onorevole Turano? Ma con l'onorevole Turano, come tutti sanno, mi legano rapporti di amicizia e di stima personale, non partitiche, perché non sono stato mai tesserato nella Lega, anche se l'opposizione valdericina talvolta, ecco, mi taccia di vicinanze politiche, un po' alla Lega, un po' alla DC, tra qualche giorno all'MPA, perché sento voci che... No, io... Ormai, insomma, sono da 6 anni un sindaco civico, non ho mai avuto tessere di partito,
E penso di continuare a determinare quella che è la mia azione politica con la capacità e con la capacità di dialogo con le forze che governano la regione siciliana. I finanziamenti non sono stati determinati esclusivamente dalla mia vicinanza politica all'onorevole Turano, all'assessore Turano, ma sono state determinate intanto da un lavoro a monte, perché se non ci sono gli atti amministrativi corretti, non possiamo accedere, non possiamo partecipare a nessun bando, a nessun avviso. Quindi, a priori c'è stato un lavoro enorme che insieme alla mia squadra ho portato avanti e poi siamo riusciti a presentare i progetti negli assessorati, siamo riusciti a presentare i progetti anche per il PNRR, dove lì, come dire, conta ben poco quella che può essere la vicinanza politica, ma conta, diciamo, ecco, quello che si è riusciti La ad concretezza, elaborare appunto. con i tecnici e con la Va squadra bene, che mi ha ti volevo supportato. provocare. Chiudiamo. Da quello che si capisce, probabilmente non si voterà più il 15 di dicembre per le province con un'elezione di secondo livello. Ancora non è certo, ma insomma, credo che si stia andando in questa direzione. Ci avevi fatto un pensierino, eri tra quelli che potevano fungere anche da presidente della provincia, come sindaco Ma del. solitamente in politica chi ci fa il pensierino dice sempre che non è interessato. Non dobbiamo essere noi, ecco, a autocandidarci, ma si debbono fare dei ragionamenti un po' più ampi che mettano, ecco, d'accordo quantomeno un'area politica, perché poi governare oggi è sempre molto difficile, è sempre molto complicato e se non c'è un equilibrio di maggioranza che porta ad ottenere quei risultati che i cittadini sperano, perché questo ente ormai da anni, lo sappiamo, è stato abolito, ma senza, come dire, avere una visione strategica e prospettica di quello che era il futuro delle province, oggi liberi consorzi, è stato un danno per la nostra comunità, un danno per tutti coloro che chiaramente pensavano che attraverso, diciamo, le province si potessero, ecco, svolgere alcuni lavori importanti per lo sviluppo e la crescita di questa provincia. Grazie Sindaco, è stato un piacere averti di nuovo in Grazie a te, studio. direttore, e grazie a tutti i telespettatori e a tutti coloro che ci hanno Ora ascoltati questa sera. arriva il tuo omologo, Sindaco di Pascolo, che gli vogliamo dire? Aldo è stato il mio successore all'Unione dei Comuni, quindi questa patata bollente ormai quasi da 8-9 mesi è toccata a lui e quindi gli auguro un buon lavoro. Aldo è un sindaco giovane come me e quindi sono certo che farà bene anche lui. Grazie Sindaco e ci rivediamo presto. Grazie a Intanto voi, buon buonasera. lavoro a te, alla tua giunta e in bocca al lupo alla comunità di Valderia. Come avete Grazie. capito, tra poco arriva il Sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, sempre qui a Respubblica.